che parla della bellezza, della fede, della donna e della grandezza della cultura italiana. Sì, un'opera fortemente innovativa nei suoi simboli, nella sua forma, un'opera che racchiude in sé tanti caratteri della nostra terra, la luce, lo sguardo, l'introspezione psicologica, quindi un'opera sintetica che racchiude anche la capacità di Antonello di amalgamare tutte le varie correnti stilistiche del Mediterraneo, che è un po' la cifra della nostra storia, della nostra terra siciliana, cioè quella di aver avuto tante dominazioni, tanti apporti dall'esterno, ma ognuno di questi apporti è stato felicemente e originalmente metabolizzato, sì, da creare delle opere eccezionali. Antonello è l'emblema di tutto ciò. Sì, Antonello, pittore che mischia l'olio fiammingo con il colorismo dei Veneti, un pittore italiano, Milano e Palermo, Milano e la Sicilia, di nuovo insieme, perché insieme si fa cultura a beneficio di tutti. Quindi nessuna contrattazione, nessun braccio di ferro, ma una collaborazione istituzionale che porterà a Palazzo Abbatelis grandissimi capolavori da Milano a Palermo. Sì, siamo molto felici di questa collaborazione perché la storia di Milano e la storia della Sicilia sono fortemente intrecciate. Possiamo dire con orgoglio che Milano è stata costruita, il successo di Milano è stato costruito anche in parte con il lavoro dell'intelligenza di noi siciliani. Per cui siamo felicissimi di questa collaborazione e questa collaborazione continuerà, si ripartirà con una mostra sul ritratto del XX secolo attraverso una serie di opere eccezionali che verranno prestate dalle istituzioni culturali milanesi alla Sicilia e nella corona della stupenda cornice di Palazzo Abbatelis riceveranno il giusto contrappunto con il famoso ritratto di Eleonora. Quindi sarà un evento culturale di grande pregio che rilancerà ancora questo connubio Milano-Sicilia, ma soprattutto l'attenzione verso una terra che forse è stata dimenticata per molto tempo nell'ambito delle correnti internazionali del pensiero.